Ciao a tutti ragazzi appassionati di motori, oggi siamo qui finalmente in questo nuovissimo video sul canale. Oggi finalmente torniamo sul nuovissimo video della serie delle elaborazioni. Purtroppo in quest'ultimo periodo ho fatto veramente molta fatica a portarvi dei video sul canale, in quanto, come molti di voi sapranno, dal 1 ottobre ho iniziato l'università, quindi il tempo libero a mia disposizione è veramente molto poco. Ma comunque sì, appena riesco a trovare un po' di tempo libero, cerco di organizzarmi con i video e il mio obiettivo è quello di portarvi almeno un video a settimana. Comunque sì, vi devo ringraziare perché anche lo scorso video delle elaborazioni è andato veramente benissimo e come sempre sotto nei commenti mi avete lasciato veramente tanti consigli riguardanti i video futuri da portare nella serie delle elaborazioni. Dando un'occhiata ai commenti ho visto che l'elaborazione più richiesta in assoluto è stata un'elaborazione intermedia per minarelli orizzontale raffreddato a liquido. Proprio per questa grande richiesta ho deciso di accontentarvi e proprio a causa di questa grandissima richiesta in questo video ho deciso di portare proprio un'elaborazione intermedia per blocco minarelli orizzontale raffreddato a liquido. Però prima di iniziare con il vero e proprio video, come sempre vi ricordo di andarmi a seguire su Instagram, trovate il link qua sotto in descrizione. Su Instagram potete vedere tutte le mie foto, tutte le mie storie. E inoltre, se avete qualsiasi tipo di domanda da farmi, potete farmela in direct proprio su Instagram, perché lì solitamente rispondo in veramente pochissimo tempo. Inoltre, sempre qua sotto in descrizione trovate il link di Telegram e cliccando sul link potete aggiungervi al canale di Telegram. E ovviamente, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche riguardanti il canale. Una volta detto questo, direi di iniziare con il vero e proprio video. Come già detto, all'interno di questo video andremo ad effettuare un'elaborazione intermedia per gli scooter che montano il blocco minarelli orizzontale raffreddato a liquido. Gli scooter più famosi con questo blocco sono ad esempio il Phantom F12R e l'Aerox 50, ma ovviamente questo blocco viene montato da tantissimi altri scooter. In particolare però quest'oggi andremo ad effettuare un'elaborazione intermedia assolutamente completa di tutto. Questo significa che non si tratterà di una elaborazione economica, ma bensì andremo ad effettuare un'elaborazione cercando di spremere il massimo della potenza dal nostro gruppo termico di fascia intermedia. Il budget di questa elaborazione sarà di circa 700 euro e con questa spesa diciamo che riuscirete ad avere una delle elaborazioni intermedie più performanti che si possano avere. Ok ragazzi, una volta detto questo direi di andare a visionare i componenti che ho scelto per effettuare questa elaborazione al meglio. Ok ragazzi, come sempre partiamo dal gruppo termico. Come gruppo termico ho scelto di optare per un Athena Sporting dal prezzo di 141,56 euro. Ovviamente stiamo parlando di un gruppo termico di tipologia intermedia con cilindro in alluminio, 5 travasi e pistone monofascia. E secondo Athena questo gruppo termico, seguito da una buona elaborazione, riesce a raggiungere una potenza di circa 14 cavalli. Una potenza veramente niente male per un gruppo termico di tipologia intermedia. Oltre a questo stiamo parlando di un gruppo termico con una qualità costruttiva veramente molto buona e un'affidabilità che più o meno si attesta nella media di tutti gli altri gruppi termici intermedi. Tutto questo unito al prezzo leggermente più basso di questo gruppo termico lo fanno diventare uno dei gruppi termici intermedi con uno dei migliori rapporti qualità-prezzo. Infatti 141,56 euro per un gruppo termico del genere secondo me è un prezzo veramente ottimo. Come già detto, questo gruppo termico per quanto riguarda potenza, qualità e affidabilità è uno dei migliori che possiamo andare a scegliere e proprio per questo motivo lo andiamo ad aggiungere al carrello. Ovviamente su un'elaborazione intermedia è obbligatorio andare a sostituire l'albero, andandone ad acquistare uno che appunto sia in grado di reggere la potenza del nostro gruppo termico Athena. Per questa elaborazione ho deciso di optare per un albero motore Carenzi Evolution, dal prezzo veramente ottimo di 53 euro. Stiamo parlando di un albero motore ovviamente compatibile con il nostro gruppo termico e che non avrà alcun tipo di difficoltà a reggere i 14 cavalli dell'Athena Sporting. Infatti stiamo parlando di un albero motore a spalle piene rinforzato e che secondo Carenzi riesce a reggere senza alcun tipo di problema regimi che arrivano a 16.000 giri al minuto. Il prezzo di 53 euro è veramente ottimo, anche in questo caso parliamo di uno dei componenti con uno dei migliori rapporti qualità-prezzo che sono riuscito a trovare e proprio per questo motivo lo andiamo ad aggiungere al carrello. Adesso passiamo alla marmitta. Come marmitta ho deciso di optare per un Athena Sporting, nonché la marmitta appositamente studiata per il nostro gruppo termico. Il prezzo è di 130,41 euro, anche in questo caso fortunatamente su Bella Motors troviamo un prezzo veramente ottimo e sicuramente questa è la marmitta che si abbina nel miglior modo
al nostro gruppo termico, in quanto, come già detto, è stata creata ed appositamente studiata per lavorare insieme al nostro gruppo termico. Proprio per questo motivo la andiamo ad aggiungere al carrello. Adesso passiamo al reparto alimentazione e partiamo dal carburatore. Come carburatore ho scelto un carburatore dell'Orto PHBG da 21 mm dal prezzo di 49,17 euro. Secondo il mio parere il 21 su questa lavorazione è la scelta migliore che possiamo andare a fare, in quanto è il giusto compromesso tra buone prestazioni e una buona stabilità per quanto riguarda la carburazione. Infatti su un'elaborazione intermedia di questo calibro si potrebbe anche andare a montare un carburatore da 24 mm, ma in questo caso avremo molta più instabilità per quanto riguarda la carburazione e di conseguenza sarà necessario andare a ricarburare più volte il nostro scooter. E se utilizzate il vostro motorino su strada, secondo me questo non ne vale la pena, e proprio per questo motivo vi consiglio di restare su questo carburatore da 21 mm, che come già detto, secondo il mio parere, è il giusto compromesso tra buone prestazioni e regolarità per quanto riguarda la carburazione. Vi specifico che questo carburatore non dispone di miscelatore, quindi se andate a montare questo carburatore sarà necessario andare ad effettuare la miscela manualmente, e sinceramente, come ho già detto in video passati, vi consiglio di fare la miscela manualmente in caso di sostituzione del gruppo termico. Infatti, a causa di malfunzionamento del miscelatore potreste andare incontro a danni veramente molto seri, mentre se fate la miscela manualmente questo rischio si annulla e state completamente al sicuro. Comunque sì, i prodotti dell'Orto sono veramente di ottima fattura. Il prezzo di 49,17 euro è molto buono per questo PHBG da 21 mm, proprio per questo motivo lo andiamo ad aggiungere al carrello. Ovviamente, avendo scelto un carburatore da 21 mm, sarà anche necessario andare a sostituire il collettore. E in questo caso ho deciso di optare per un collettore Malossi, ovviamente compatibile con il nostro carburatore, dal prezzo di 47,60 euro. Ovviamente, come già detto, andando a montare un carburatore da 21 mm è assolutamente obbligatorio andare a sostituire anche il collettore. Il prezzo di questo componente sinceramente non è uno dei più bassi che possiamo andare a trovare, però per quanto riguarda questo componente il massimo che possiamo andare a risparmiare sono circa 5 al massimo 10 euro, e visto la minima differenza di prezzo ho deciso di optare per uno dei migliori componenti che possiamo andare a scegliere, e proprio per questo motivo lo andiamo ad aggiungere al carrello. Un altro componente che vi consiglio di sostituire per quanto riguarda l'impianto di alimentazione è il filtro. In particolare su elaborazioni di questa tipologia vi consiglio di optare per un filtro a doppia porosità da mettere all'interno dell'airbox. In questo caso ho scelto un filtro a doppia porosità della Stage 6, ma in giro potete trovare altri tantissimi filtri sempre di ottima qualità fabbricati da altre case come per esempio Polini, Malossi, Top Performance eccetera. Il prezzo di questo componente è di 9,70 euro, e tramite questa piccola spesa riusciremo a migliorare ulteriormente il nostro impianto di alimentazione. Inoltre, essendo un filtro all'interno dell'airbox, la rumorosità del vostro scooter rimarrà comunque accettabile. E inoltre, un altro vantaggio che possiamo trovare ai filtri da mettere all'interno dell'airbox rispetto ai filtri aperti è che i filtri a doppia porosità da mettere all'interno dell'airbox garantiscono una carburazione molto più stabile. Proprio per questo motivo vi consiglio di montare questa tipologia di filtro e di evitare di montare filtri aperti. Comunque il prezzo di questo componente di 9,70 euro, come già detto, e l'andiamo ad aggiungere al carrello. Andiamo a completare il nostro impianto di alimentazione andando a montare il pacco lamellare. Come pacco lamellare ho scelto un VL14 MHR con lamelle in carbonio dal prezzo di 47,81 euro. Come potete vedere qua stiamo parlando di un pacco lamellare con lamelle monopetalo in carbonio dallo spessore di 0,30 mm. Queste caratteristiche garantiscono delle ottime prestazioni e secondo il mio parere questo è il miglior componente che possiamo andare a montare per completare il nostro impianto di alimentazione. E proprio per questo motivo lo andiamo ad aggiungere al carrello. Una volta concluso l'impianto di alimentazione iniziamo con i componenti della trasmissione, e come potete vedere iniziamo dalla frizione. In questo caso ho scelto di optare per una frizione Stage Sport Pro dal prezzo di 44,41 euro. I componenti della serie Sport Pro di Stage 6 sono veramente di ottima fattura e si abbinano perfettamente alla nostra tipologia di lavorazione. Inoltre è molto importante andare a cambiare i componenti della trasmissione, in quanto una trasmissione efficiente sarà capace di trasmettere maggiore potenza alla ruota posteriore, e questo in poche parole si traduce in un miglioramento delle prestazioni. Comunque sia, il prezzo e l'efficienza di questa frizione sono veramente ottimi, proprio per questo motivo le andiamo ad aggiungere al carrello. Dopo la frizione passiamo al variatore. Anche in questo caso ho deciso di optare per un variatore Stage 6 Sport Pro. Variatore leggermente più costoso rispetto alla frizione, infatti in questo caso lo troviamo a 50,39 euro, che comunque sia resta comunque un ottimo prezzo. Anche per il variatore vale lo stesso discorso della frizione. Infatti è molto importante avere una trasmissione efficiente, e per avere ciò è fondamentale
fondamentale andare a sostituire anche il nostro variatore. E proprio per questo motivo lo andiamo ad aggiungere al carrello. Andiamo a completare al meglio la nostra trasmissione andando a montare una cinghia sempre della Stage, dal prezzo di 19,20 euro. La cinghia è un componente molto importante da cambiare, infatti con una cinghia usurata, durante la fase di trasmissione della potenza, si andranno a perdere tantissimi cavalli che non arriveranno alla ruota posteriore. Mentre con una cinghia e in generale una trasmissione con un'alta efficienza, sicuramente si riusciranno ad avere delle prestazioni nettamente superiori. Vi avviso e sottolineo il fatto di fare attenzione alla tipologia di braccio che monta il vostro scooter. Infatti esiste la cinghia sia per braccio lungo e anche per braccio corto. Quindi prima di acquistare controllate sotto nelle informazioni se il vostro scooter monta il braccio lungo oppure il braccio corto. Comunque io qua sotto in descrizione vi lascerò i link di tutte e due le tipologie di cinghie. In questo modo potrete andare personalmente voi a controllare la cinghia da acquistare per il vostro scooter. Una volta detto questo, andiamo ad aggiungere al carrello anche questo componente. Procediamo con i componenti e arriviamo ai rapporti primari che ho deciso di montare su questa elaborazione. Purtroppo in tantissimi che effettuano queste tipologie di elaborazioni tralasciano questi componenti, che sono veramente molto importanti per il buon funzionamento dell'intera elaborazione. Infatti sarà necessario andare a sostituire i rapporti originali in modo da avere dei rapporti in grado di reggere la potenza della nuova elaborazione, ma anche per rapportare al meglio, secondo le nostre esigenze, il nostro scooter. Comunque, per quanto riguarda i rapporti primari, ho deciso di optare per dei rapporti primari Atena a denti dritti 14,42, dal prezzo veramente ottimo di 39,37 euro. In questo caso io ho scelto le 14,42, ma voi ovviamente potete andare a scegliere la rapportatura che si addice di più alle vostre esigenze e alle vostre preferenze. Comunque sia, come già detto, questo è un componente veramente molto importante da montare su un'elaborazione del genere. Il prezzo per questi rapporti primari Atena è veramente ottimo e proprio per questo motivo lo andiamo ad aggiungere al carrello. Stesso discorso vale per i rapporti secondari. Proprio per questo motivo andiamo a sostituire anche i rapporti secondari e anche in questo caso, per restare sempre in monomarca, ho deciso di optare anche qui per dei rapporti secondari Atena a denti dritti. Ovviamente anche in questo caso potete scegliere la rapportatura secondo le vostre esigenze e preferenze. Anche per quanto riguarda i rapporti secondari troviamo veramente un ottimo prezzo di 34,33 euro e proprio per questo motivo lo andiamo ad aggiungere al carrello. Adesso arriviamo all'ultimo componente di questa lavorazione, ovvero una centralina top gialla ad anticipo fisso, centralina di top performance che viene venduta ad un prezzo di 40,07 euro. È un componente secondo me molto importante da montare all'interno di un'elaborazione del genere, in quanto la centralina originale del nostro scooter possiede un limitatore di giri che appunto andrà a limitare le prestazioni del nostro gruppo termico. Mentre andando a sostituire la centralina, il limitatore di giri ovviamente si alza, proprio per questo motivo la nostra elaborazione non sarà limitata e riuscirà a raggiungere i massimi regimi, ovviamente con la causa di un aumento delle prestazioni. Anche in questo caso vi sottolineo che ci sono due tipologie di centraline per Minarelli orizzontale. Questa che vi ho fatto appena vedere è compatibile con questi scooter, mentre quest'altra centralina, che ha un prezzo veramente molto simile all'altra, è compatibile con questi scooter. Quindi ovviamente voi al momento dell'acquisto dovrete andare a scegliere quella compatibile con il vostro scooter. Anche in questo caso vi lascio entrambi i link qua sotto in descrizione. Una volta detto questo, direi di aggiungere al carrello anche quest'ultimo componente. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine della nostra elaborazione e come spesa totale abbiamo raggiunto una cifra di 707,02 euro. E tramite questa spesa, secondo il mio parere, riuscirete ad ottenere una delle elaborazioni intermedie migliori e più performanti che si possano avere. Ok ragazzi, una volta detto questo direi di terminare il video qua. Se avete qualcosa da ridire scrivete qua sotto nei commenti, oppure se avete qualche domanda potete farmela sempre qua sotto nei commenti oppure in direct su Instagram. Come sempre, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella!